settimane di astensione a staffetta su tutto il territorio regionale. In questa settimana ci staremo a Catanzaro. Si tratta di un'iniziativa storica assunta dal coordinamento delle Camere Penali Calabresi per denunciare lo stato di crisi in cui versa la giustizia in Calabria. Mai si era registrata prima d'ora una forma di protesta di tale portata. Due, i principali fattori di disfunzione nel distretto. Il primo riguarda gli uffici dove si decide la libertà del cittadino, interessati da una cronica carenza di organico. Se i giudici sono pochi rispetto alla mole di affari da trattare, peraltro in poco tempo, la qualità della risposta non può essere umanamente soddisfacente. Sono anni che chiediamo l'aumento della pianta organica per consentire al Tribunale di funzionare. Non è possibile amministrare giudizio con gli slogan e a costo zero. Il secondo fattore, il numero elevato degli imputati nei maxi processi è ingestibile. Lo ripetiamo da tempo, la riunione dei procedimenti, spesso evitabile, mette sotto stress la giurisdizione, determina una situazione di perenne emergenza. Pensiamo che gli affari ordinari li subiscono rinvii al 2026, ma ancora di più aumenta il rischio di errori giudiziari, inghiottendo vite innocenti nella rete a strascico della giustizia. Con questa forma estrema di protesta, noi vogliamo lanciare un grido d'allarme e chiedere alla politica e alla giurisdizione di trovare soluzioni comuni e condivise, nella consapevolezza che altrimenti non garantiremo diritti e giustizia ai cittadini, ma solo un loro pallido simulacro.